Ok. Bene. Ok. Sto su YouTube e ho visto questo. Ho trovato vari video diversi in questi giorni che mi hanno insegnato e spiegato molte cose sulle compagnie da crociera, che la situazione generale com'è. Ovviamente ognuno dice la sua e più o meno dicono tutte le stesse cose che. Praticamente la situazione non è, diciamo, positiva, non è buona per le navi, sono tutte ferme e si parla di qua e di là, quando ripartiranno. Alcune compagnie italiane sono partite, è partita qualche nave forse, mentre tutte quelle americane sono ferme e stanno cancellando di continuo e niente, non hanno intenzione di ripartire. La situazione quindi è. Non grave, ma negativa per quanto riguarda le compagnie di navigazione e tutti i lavori connessi all'industria, al settore crocieristico. Quindi la situazione sembra quasi finita o in stallo completo e non sicuramente non si riprende né fra un mese né fra 2 mesi. Io presumo, solo la mia. Perché come si sta mettendo la situazione con tutti i governi del mondo, perché io non parlo solo dell'Italia, ma tutti i governi del mondo, io dico che se ne parla aprile, forse credo ad aprile del 2021, a meno che poi non vogliono proprio distruggere l'intero pianeta Terra, si dovrebbero riprendere tutte le navi da crociera del mondo, che è un grande settore a cui sono collegati altri settori. E si dovrebbero riprendere ovviamente tutti i voli e le linee, i voli di linea, quindi le compagnie di volo del mondo, e tutto dovrebbe ritornare alla normalità, perché se no, che facciamo? Cioè, o vogliono cambiare il pianeta Terra completamente, oppure viene una guerra atomica, perché così non va. Se hanno intenzione di far venire proprio una guerra totale, distruggere proprio completamente il tutto. Per via del virus e di questa pandemia, di contenerla, se tutti i governi hanno intenzioni di chiudere il tutto per sempre, vuol dire che hanno intenzione di cambiare il mondo totalmente e quindi bisogna rinnovarsi completamente, oppure vogliono far venire una guerra totale, la fine di tutti. Perché, ripeto, miliardi e miliardi fra navi e aerei. E miliardi fra tutte le attività connesse a questi due settori, cioè navi e aerei. Non parliamo solo della gente che lavora a bordo di navi e a bordo di aerei, ma i milioni di posti di lavoro connessi e anche le città dove arrivano sia gli aerei sia le navi. È inimmaginabile tutto ciò che è connesso a questi due settori. Quindi, se non vogliono più farli ripartire. Sì, verranno demolite in futuro e parliamo di montagne di miliardi di dollari e di euro, eh? Non credo che avverrà, non credo, però qua parlano non di ripartire, quindi mettetevi l'anima in pace. Chi segue questo canale, siamo in pochi ovviamente, siamo poche decine di persone, però se condividete questo video, giusto per dire mettersi l'anima in pace e trovarsi altre attività, lavori, occupazioni, altre professioni, perché le navi non ci sono e sono finite per ora. Quindi navi da crociera è finito per ora. Bisogna adoperarsi a crearsi altri progetti nella vita. E non parlo solo nel mio settore di musicista e intrattenimento, ma parlo tutti i lavori a bordo delle navi da crociera. E quindi impegnarsi a trovare altre occupazioni, ovviamente a terra. E dimenticarsi per ora di navi e aerei. Quindi, ho trovato va vari video, se voi li vedete, questo qua dice che è successo. Guardiamolo un po'. Unprecedented situation of mass cancellations of cruises. While cruises were cut short and guests were sent home from exotic destinations. Since then, the vast majority of the world's cruising fleet has laid empty, just waiting for things to return to some form of normality. The ships themselves are no longer Ognuno sta aspettando per una forma di normalizzazione. a familiar sight in popular tourist destinations. Le navi non si vedono più nelle destinazioni So, turistiche. where have they all gone? Dove stanno tutte le navi? In the beginning, you'll have
seen the news stories of cruise lines struggling to repatriate. All'inizio delle notizie telegiornali e giornali si vedeva che le navi avevano difficoltà a rimpatriare quelli che erano a bordo a lavorare. Tutti quelli dell'equipaggio che vivevano in tutte le varie parti del mondo. Perché molti paesi stavano chiudendo le loro frontiere. Quindi era impossibile mandare l'equipaggio che stava a bordo sulle ultime navi durante il lockdown, durante la pandemia, quando è iniziato il tutto. Avevano difficoltà a farli volare e poi molti paesi chiudevano le frontiere. Cioè non facevano entrare né le navi e c'era difficoltà a volare fra aeroporti e aeroporti. Quindi molti hanno usato le navi, penso che quasi all'America, sì, qua è Centro America, e navigare in varie parti del mondo, qua da dove stanno andando, qua in Europa, qua in Asia, cioè navigare tutto qua. Per dargli via le autorità della salute in molti porti stavano dando il via libera per far sbarcare la gente che lavorava a bordo. Qua nel sud-est asiatico molte navi che arrivarono lì perché la maggior parte dell'equipaggio sono di quelle parti là e quindi stavano aspettando il via libera per farli sbarcare dalle navi, quindi molta gente era anche nella loro stessa patria a bordo di queste navi parcheggiate in mezzo al mare aspettando il via libera per farli scendere e ritornare a casa. Poi comunque le navi, una volta che avevano sbarcato tutto, avevano bisogno di un posto al sicuro in modo da mantenerle in vita e sotto manutenzione e controllo aspettando e tutt'ora si aspetta che ripartino. Una specie di ibernazione, quindi. Nella terminologia di navigazione si dice laying up, una specie di tipo metterli a terra. Hot lay up, diciamo un livello caldo di lasciarle lì, e questo è un livello freddo, cold significa freddo, di lasciarle lì fermi. Praticamente qua dice, qua quando vengono mantenute le navi in manutenzione con alcuni dell'equipaggio, marinai, ufficiali vari e gente che deve lavorare, magari pochi cuochi, pochi camerieri, che immaginate senza passeggeri e senza la maggior parte dell'equipaggio, quindi ci sarà forse solo un 5% della gente che lavora a bordo sulle navi per mantenerle. Qua hot lay up, come vuol dire, che non sono state ferme e chiuse completamente, quindi le mantengono sperando che ripartano al più presto. Questo è cold lay up, invece quando le fermano completamente ed è quasi tutto chiuso e non c'è attività più a bordo e quasi non c'è nessuno, perché poi a lungo termine, cioè ci si aspetta in questa condizione qui ci si aspetta che le navi ripartino più a lungo termine. Qua infatti vanno a disattivare tutti i sistemi in questa fase qui. Quindi più tempo le lasciano disattivate, quindi se scelgono questa modalità qui, e più tempo ci vuole poi per riattivarle se tutto ricomincia. Most cruise ships have actually opted for a pretty warm version of a layup. They have shut down what they can, mainly guests. Quindi la maggior parte delle compagnie da crociera hanno preferito il laying up, sarebbe stare fermi in una modalità calda, diciamo, cioè mantengono attività a bordo fra l'equipaggio e un numero di equipaggi per cercare di ricominciare al più presto possibile. Questo lo dice questo nel video, poi non si sa se la verità, non ci creda niente. Vabbè. Siamo un po' avanti. Vabbè, tutto cagato. I costi a minimo mantengono. Devono. Sì, vabbè. Per scemenza. Hanno dei costi di manutenzione ora, senza gente, senza quell'anno.
molte, vabbè, vicino a Miami, nelle Bahamas, molte navi stanno parcheggiate lì. Sì, vabbè, i nomi di alcune compagnie e navi. Qua sono le Bahamas, io sono stato qui negli anni passati, vicino alla Florida, Miami. E poi qua in Asia, sud-est asiatico, qua, Singapore. Molte delle navi che ho fatto io stanno qui ferme. Anche la Costa Crociera, la Carnival, la Princess, la Celebrity. Quindi ci sono navi ferme in mezzo al mare vicino a Singapore, alcune nei porti di qua in Europa, vicino al Regno Unito. Quindi ci sono varie navi ferme lì. Vabbè, passiamo avanti. Qua vicino all'Olanda. Qua varie parti del mondo dove sono ferme le navi, guardiamo. Qua tutte le navi ferme in varie parti del mondo, vedi? Aspettando che tutto si ricominci. Vabbè. Vabbè. Passiamo avanti. Vabbè, passiamo avanti vicino all'Inghilterra. Ah, quando ci sono le tempeste, gli uragani, il cattivo tempo, comunque le navi non possono stare ferme né nei porti né vicino alla costa, quindi c'è un fatto di sicurezza per mantenerle, quindi ci devono stare un numero di ufficiali e sicuramente i comandanti a bordo, il comandante ci sta sempre su ogni nave, sia che stia ferma, non è che il comandante sta senza lavoro. Il comandante è quello che guadagna più soldi di tutti, è quello che è più ricco di tutti, che ha meno bisogno di lavorare di tutti e lavora sempre però. Chissà se hanno diminuito a loro gli stipendi. Quindi anche in questi casi qui, chi ha la migliore vita a bordo e chi ha i più alti guadagni a bordo, continua ad avere la migliore vita e continua ad avere i più alti guadagni a bordo. Quindi i comandanti, i sottocomandanti e i primi ufficiali di tutti i dipartimenti, quelli continuano a lavorare e a guadagnare, per loro ci sono. Quando c'è il cattivo tempo e gli uragani, le navi si devono spostare in continuazione. Quindi una nave non è che si ferma e si parcheggia come un'auto o un camion. Le navi sono da mantenere, da spostare continuamente, perché c'è un fatto di sicurezza. Non sono neanche come gli aerei li puoi fermare, eppure ci sono video di aerei che non si sa dove mettere. Cerchiamo. Where all the airplanes are kept or parked, come vogliamo, are kept or laid off, qualunque termine vogliamo. Where did the airplanes park the, where did the airlines park the airplanes? Like 16,000 grounded, grounded planes. Questo non sopporto, sì, dai giornali americani, vediamo. Vabbè, qua per dirti, no? Tutti gli aerei pure. Parking problems. Where all the grounded planes going? Che tutti gli aerei sono fermi. Perché nei passati 40 anni tutti gli aerei volavano. E hanno vedranno che si creano aerei. Costruiti aerei. Questi aerei volavano. Ora invece devono essere tutti parcheggiati. Vabbè, devo vedere la faccia di questo, no? Guardate quanti aerei che volano nel mondo, ora non vola niente, vedete tutti gli aerei parcheggiati. Va bene, voglio vedere questo video di questo. Stored and parking the wall and plan spotting. Oh, sto scemo ancora. C'è molto da vedere, vediamo invece. Cruise ships updates, news restart, parola chiave. Cruising restart plus Rocketeam, NCL, Carnival News and more. Vediamo questi due tipi qua, se si vabbè, questi non parlano di niente. Sono due tipi che si divertono solo sulle navi. Pensano a fare il loro podcast.
Quello che ho trovato interessante, ho trovato un altro canale, un signore, un uomo inglese, anche quei due sono inglesi, ma non saprei dove sta. Traveling with Bruce, ma no, dovrebbe uscire quel tipo. Tips for Travelers, questo qui è una brava persona. Questo qui è un inglese. The deal breakers that could stop cruisers like you wanting to cruise. Why exactly is Norwegian Cruise Line Group sending 7 of their ships right now from the United States to Europe? As ocean cruising opens up again, we're seeing 7 big... We're seeing more and more countries in Europe open to cruising. So in the last week or so, we've seen Italy now joining those countries that have opened up to cruising. Vediamo questo, Tips for Travelers. Why are travelers saying they won't cruise? Settembre 9. Cruise lovers. Some unexpected and rather surprising reasons beyond the obvious. Andiamo sul canale così. Tips for Travelers. Why people don't want to cruise. 155.000. I expected some very obvious answers, but I've uncovered. Andiamo sul suo canale. Vediamo l'ultimo video più aggiornato. Hi, I'm Gary Bainbridge, and this... Ok. 2 giorni fa, questo è il suo ultimo video. In this cruise news review, discover what the very latest is on cruises resuming out of the USA. Le ultime notizie. Which line has just cancelled more cruises out of the United States? Quelli che hanno cancellato. Countries have been given the go ahead to start cruising again. What the scale of people testing positive trying to join cruises running in Europe has been, and how a cruise captain took down an attacker. I'm Gary Bainbridge, and this is my latest cruise news, significant news in cruising, and unpick what it means for you and me as cruisers. Coronavirus task for the 5 biggest cruise groups selling out of the USA. Cinque. That's Carnival, Royal Caribbean, Carnival. Norwegian, Royal MSC Caribbean. Cruises, and Disney. MSC. Representatives Disney. From the CDC, that's Norwegian. The Center for Disease Control, cruising could resume together. Now, based quando on che that, riprenderà? Protocols. Now, the meeting agreed the task force will review those guests before the US election. E poi ci stanno pure le elezioni. Their venture to resume operations. Up on ships, there would be, as in the run-up to the shutdown, questa l'ho fatta, questa nave. And those are the health Diamond system. And also have facilities. Another big USA news. Mai fatta la Carnival Cruise has joined lines like Royal Caribbean, Virgin Voyages, and imports to the end of 2021. Now. So although there seems to be some bello, signs in the USA may nel be closer to resumption of cruising before the end of 2020 and mi sa la fine delle navi. There is little meaningful progress penso in some of the other big aprile 2021 riprenderanno. Like UK, io spero, credo. Spain, per ora, strongly against cruising, io direi per ora di dimenticare, lasciar stare le navi da crociera perché ora è ottobre. Novembre niente, non riprenderanno. Dicembre no. Gennaio non credo. Febbraio niente. Marzo. Si deve sperare per aprile, forse maggio 2021. Sì. Se poi neanche aprile-maggio 2021 riprendono, è la fine. Voglio dire, vuol dire che vogliono far venire o una guerra mondiale perché si fermano navi e aerei, oppure vogliono cambiare radicalmente il pianeta e creare nuove attività, perché per ora non ci sono navi e non ci saranno. Non so se è una guerra questa. Sì, vabbè, questo fa i nomi delle navi. Costa, which is part of the Carnival Group, is sailing for Italian customers. Now their third ship. Sì, vabbè, qualche cagata di crociere di 3 giorni solo per italiani intorno all'Italia. Ma che c'è? A che serve? Il mondo è fermo. Questa è l'AIDA tedesca. Sì, qualcosa intorno all'Italia. Che serve? Ragazzi, il problema è internazionale, non è l'Italia. Il problema è internazionale, il mondo. Quei pochi che guardano questo mio canale, sappiate, il problema è mondiale, non è l'Italia, la Campania, il Lazio, la Lombardia, no, non è, il problema non è questo. Cioè, a voi che interessa, chi interessa a livello locale, ma se uno come me interessa a livello mondiale, chi lavora su navi e aerei, ha effetto a livello mondiale, a noi ci interessa
la ripresa mondiale, non la ripresa della provincia di una regione. Sì, vabbè. Valla a capire. Sì, vabbè, tutte scemenze. La messaggina. Niente. Addio navi. È la fine delle navi. Alcune stanno venendo distrutte, però, di compagnie già vecchie. Poche. Ho visto un video dove stanno distruggendo delle navi in Turchia, smantellando. Molte navi stanno parcheggiate e mantenute così. Niente. Per ora è la fine, quindi bisogna progettare altre cose, impegnarsi a trovare altre professioni, chiunque lavori su navi da crociera e aerei. Quindi dimenticatevi per ora di navi da crociera, se ne parla chissà quando, io spero per aprile 2021, entro aprile 2021, se è un poco prima magari febbraio, marzo, oppure magari gennaio, ma non in Europa, se riprendono a gennaio, ma no, questi... No, ma sono fuori di testa. Ci stanno tutti questi lockdown e questi blocchi generali. Parlano ancora di queste attività. Poi, sempre questo qui su questo canale mi spiegava che i governi non hanno interessi molto, cioè un po' di interessi ce l'hanno, ma neanche tanto a far ripartire queste navi, perché tutte le navi da crociera, la maggior parte delle compagnie, sono registrate in altri paesi dove non si pagano tasse. E tutte queste compagnie non pagano tasse all'America o all'Europa. Quindi i governi stanno mettendo proprio navi da crociera come l'ultima cosa. Anche, vabbè, c'è pure il fatto che le navi le considerano le cose più a rischio sul pianeta Terra. Quindi pensate un po' che sfiga per chi ha fatto una vita su navi e aerei. I due posti, soprattutto navi, che sono considerati i più rischiosi al mondo. Secondo le regole della pandemia e tutte queste cose qua relative al coronavirus. Quindi io ho perso le speranze per quanto riguarda quest'anno 2020, però mai perdere completamente le speranze. Per chi vuole trovare lavoro su navi da crociera, voi italiani, preparatevi per l'anno prossimo e si spera. Se poi non le vogliono mai riprendere più, vuol dire che hanno intenzione o di fare una guerra mondiale oppure di cambiare totalmente le condizioni del mondo e creare nuove attività, nuovi tipi di viaggi, nuovi tipi di queste cose qua. Se poi hanno intenzione di mantenere questa cosa del coronavirus per sempre, porteranno ovviamente alla distruzione del pianeta Terra, si arriverà comunque o col coronavirus o senza. Ci sarà la distruzione in generale, perché nessuno vuol vivere in questo modo, questa non è vita. Se vogliamo vedere qualche altro video di questo, before cruise update, e beh, aggiornamenti sulle navi, vabbè, le stesse cose. Just after the CEOs of the three largest cruise groups publicly said there's over 90% chance of cruises running out of USA ports in 2020, they've Che si cancelled dice? all cruises into December Sì, hanno and cancellato suspended tutte their le navi running da crociera plans fino a into dicembre. 2021. So what is going on Se elsewhere? si sa Can the già, merchant staff stanno say facendo again? questo da Let's marzo, explore and find a che no rimandano di un sale mese, order 2 mesi, United 3 mesi, States poi orders was dissero giugno, poi extended agosto, to poi settembre, 31st of ottobre, October poi by the novembre. Si CDC. rimanda, This was si è after directives fortunati by se the White riprenderanno il House and 2021 per then by Vice aprile. President Mike Pence, Si, who forse said si è he intended fortunati, ma intanto to outbreaks bisogna, in the ognuno se White si House. Now, crea at altre times, occupazioni, altri no progetti, è la migliore news cosa. on approval. But there are some. Vabbè, io direi di chiudere qui questo video. Spero sia stato informativo. Niente, cercate sempre nella lingua internazionale inglese le informazioni, perché ovviamente in Italia c'è ben poco su queste cose qui a livello profondo dell'argomento. Questi qua sanno molto più di noi, sia dell'Inghilterra che Stati Uniti e Canada. Sanno molte cose, quindi informatevi lì. Intanto io vi ho fatto vedere alcuni video, non ho potuto fare una
da interprete precisamente perché non lo so fare, l'interprete estemporaneo a sentire quello che dice. Posso trascrivere tutto, però no, non in tempo reale, non ce la faccio, non è cosa mia.